Infatti il mancato accesso alla Champions League causa penalizzazione e non ha portato nelle tasche bianconere quegli introiti necessari per fare un mercato da protagonista. Il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli è per questo motivo già al lavoro per sfoltire una rosa decisamente troppo ampia. Oltre ad alcuni esuberi come Zakaria, Arthur e McKennie, la Juventus è pronta però a dire addio anche ad almeno uno dei top player della squadra. Il principio di fondo è che nessuno è incedibile, e che per il giusto prezzo chiunque può partire. Nelle scorse settimane si è parlato soprattutto di Dusan Vlahovic, seguito in particolare da Chelsea e PSG, e Federico Chiesa, che ha invece molti estimatori in Premier League, come possibili sacrificati di lusso. Ad oggi invece pare che sia un'altra la stella più vicina a partire in caso di offerta intorno ai 50 milioni, ecco di chi si tratta. Dopo gli addii dei due campioni del mondo Leandro Paredes, tornato al PSG ma sempre più vicino al Galatasaray, e Angel Di Maria, ufficialmente un nuovo giocatore del Benfica, i bianconeri sono infatti pronti a salutare un altro degli acquisti più importanti della campagna acquisti dello scorso anno. Si tratta di Gleison Bremer, arrivato dal Torino per 41 milioni di euro e protagonista di una stagione con pochi alti e molti bassi. Il difensore brasiliano piace e tanto al nuovo Tottenham di Postecoglou, pronto a ritagliargli un ruolo da protagonista nella difesa a tre dei londinesi. Una prospettiva, quella di rilanciarsi ad alti livelli nel campionato migliore del mondo, che alletta e non poco il giocatore. Bremer ha un contratto con la Juventus fino al 2027 ma, come detto in precedenza, i bianconeri sono pronti a farlo partire di fronte a un'offerta congrua. Una notizia pessima per i tifosi bianconeri che rischierebbero così di perdere un calciatore molto importante, soprattutto in ruolo che ha dimostrato di avere diverse lacune nella scorsa stagione. La Juve non è però in grado in questo momento di dire no a proposte indecenti. Per questo motivo, se il Tottenham dovesse decidere di avvicinarsi alla richiesta dei 50 milioni, Bremer lascerebbe dopo appena un anno dal suo arrivo alla Continassa. Resta viva la pista che si è, tra volontà e formula, previsti nuovi contatti, la Juventus non molla la pista che porta a Frank che si è. Un'idea che rimane sempre viva nei pensieri di Cristiano Giuntoli, ormai centralissimo nella gestione del mercato dopo il suo arrivo alla Continassa e il suo addio al Napoli. Un'ipotesi che, nel corso degli scorsi mesi, secondo quanto filtrava dagli ambienti bianconeri, era cominciata a circolare come possibile sostituto di Adrien Rabiot, prima che il centrocampista transalpino decidesse di rinnovare annualmente e alle stesse cifre il suo accordo con la vecchia signora. Ma sfumate le piste verso Davide Frattesi accasatosi all'Inter e a Sergei Milinkovic-Savic trasferitosi in Arabia Saudita, il nome di Kessié stuzzica la fantasia della dirigenza bianconera e dello stesso Massimiliano Allegri. Solido, roccioso, confiuto del gol e che conosce il campionato italiano, un identikit perfetto da inserire nella rosa della Juventus. La suggestione resiste e, nel corso della prossima settimana, sono previsti nuovi contatti per capire la portabilità dell'affare, la base è un prestito con diritto di riscatto, fissato intorno a una cifra pari a 15 milioni di euro. Ma ci sono alcuni ostacoli per il ritorno in Serie A del Livoriano. Innanzitutto, a non convincere il Barcellona è la formula dell'operazione. Un prestito con diritto di riscatto è un'idea attualmente non presa in considerazione in Catalogna,
un obbligo di riscatto garantito ma a cifre più alte, verso i 25 milioni di euro con ingaggio interamente pagato dalla Juve, seppur non possa avvantaggiarsi degli sgravi fiscali previsti dal decreto crescita, visto il solo anno passato all'estero, può far vacillare la posizione del club catalano, convinto, in caso di cessione, di liberarsi del livoriano. Infatti, l'ipotesi più attuale in Spagna è un acquisto a titolo definitivo da parte della Juve, con i campioni iberici pronti a incassare la cifra del cartellino, generare un'ottima plusvalenza arrivato a parametro zero dal Milan e sbloccare il proprio mercato, un mercato complicato visti i noti problemi di registrazione liste con la Liga. La vecchia signora riflette ma apre e tratta solo per un prestito con diritto. Ma al di là delle formule dell'operazione, c'è un altro problema di fondo da non sottovalutare, la volontà di Frank Kessié. Il giocatore che ha lasciato l'Italia solo un anno fa è convinto di aver chiuso il suo percorso nel nostro campionato ed è convinto di potersi giocare le proprie carte a Barcellona. Ma se proprio il club catalano gli desse il ben servito, ecco che la destinazione maggiormente gradita al livoriano sarebbe la Premier League. Un'nuova avventura, un salto di livello per proseguire la sua crescita e la sua carriera professionale ad alti livelli. Un affare complesso, sul quale la Juve dovrà lavorare giorno dopo giorno sotto traccia per convincere che si è. Ma l'idea di un ritorno in quel di Torino è un'ipotesi viva in quel della Continassa.